Lazio! Basta! Cognome e nome? Cristiano Pasce d'Ettervertebra. La vita dedicata al carcere e alla violenza. Perché se c'è da far cazzotti io sono sempre il primo. E botte se danno e se prendono. Io le prendo. Tanto male m'hanno fatto, tanto dolore m'hanno causato. Che cosa stavi facendo giovedì scorso intorno alle 18? 18 di che? Alle 6. Ah, e sei... Stavo a fare delle impennate con Ciao sulla circonvallazione olimpica. Sei sicuro? Sicurissimo, di cui che mi ricordo che a un certo punto fa Fancina che te vedo passare un pullman dei tifosi del Pescara. Blocco l'impennata perché la coscienza mia mi dice solo tre parole. Cristiano al galoppo. Mi lancio all'inseguimento e gli tiravo di tutto. Bottiglie, pietre, pezzi di cesso. Di lui. A un certo punto dico, mo voglio stupirlo. E gli tiro un botto che si infila proprio dentro il finestrino. Se sono stupiti, mi hanno gridato, oh dronzo, che ci tiri le chiavi in casa? Ma Fancine, erano proprio le chiavi di casa. Di cui faccio per inseguirli sti pescaresi schifosi. Se sporge uno, mi dice che mi ha detto... Anzi, non mi ha detto niente, mi ha tirato un estintore sulla fisionomia. Tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. E poi? E poi se sono fermati al semaforo, sono scesi, gli ho detto, ragazzi, mo' meritate le chiavi di casa. Mi hanno detto, mo' te damo le chiavi. Eppure una fracca de botte. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Sì, ma rispetto ai fatti di Luca, che cos'hai da dichiarare? C'è chi nasce sulla terra, c'è chi nasce sullo spazio, mi dichiaro forza Lazio! 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 Portatelo via! Lazio! 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 Shut up! Be quiet, shut up! What's your name? De chi? Ma sei italiano? Io sono da Lazio. Cognome e nome? Cristiano Pasce d'Ettervertebra. La vita dedicata al carcio e alla violenza, perché se c'è da far cazzotti io sono sempre il primo. E botte se danno e se prendono, io le prendo. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Dov'eri sabato sera? Sabato? Sabato... stavo a teatro. Perché ha conosciuto la fischella Jennifer che gli piace il teatro. Mi ha detto a Cristian, se voi sabato ci andiamo insieme. Dice che c'hai il biglietto o l'abbonamento. Gli ho detto, ah Jenny, te preoccupa, io scavarco. Sì, ma a te piace lo spettacolo? A me lo spettacolo mi è sempre piaciuto. Mi ricordo lo spettacolo più bello che ho visto in vita mia è quando nonna mia ha preso a sprangate uno dell'Ajax. Lo spettacolo più brutto quando quello dell'Ajax ha scoperto che era la nonna mia. Tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. Torniamo a sabato sera. Sabato sono entrato dentro il teatro. Il teatro è facile. È tipo stadio. Tu entri, c'è sta gente sulle gradinate. Solo che ci doveva essere lo sciopero del tifo, perché stavano tutti a voce bassa di fronte a un bandierone rosso. Di cui c'è stava una cosa d'un americano, Shakespeare, una storia Giulio e Cesare, due gemelli, uno da Roma e uno da Lazio. Di cui a un certo punto si sono spente le luci, c'è stava Bruno Conti a recitare sul palco. Diceva a Roma, forza Roma, nobili cittadini di Roma, conoscete niente più grande da grande Roma. A quel punto, in mezzo a questo silenzio, la coscienza mia mi ha detto solo due parole. La Lazio, mortacci vostri, Lazio! Lazio! E lì sono scattati gli applausi, 20 minuti d'applausi continuati, tutti sulla faccia mia. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Comunque rispetto ai fatti di sabato sera, come ti dichiari? C'è chi nasce sulla terra, c'è chi nasce sullo spazio. Mi dichiaro forza Lazio! 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 Portatelo via! Lazio! 5 secondi. Lazio! 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 Silenzio! Lazio! Cristiano Pasce. D'Ettervertebra.
una vita dedicata al carcio e alla violenza, perché se c'è da far cazzotti io sono sempre il primo. E botte se danno e se prendono, io le prendo. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Qual è l'ultima trasferta a cui hai partecipato? L'ultima trasferta è quando la Lazio è andata a giocare con l'Inter a Milano, di cui io ai 5 stavo già nel pullman. Sono salito, ho ordinato tutte le cosuccerie, i lacrimogeni, e molotov, i pezzi di cesso. Poi ho detto, raga, mo cantiamo un coro, quando la Lazio si butta all'attacco. I conigli a scappar torneranno, forza Lazio, che Lazio, che Lazio! Oh, stavano tutti zitti. Dico, ma che è un pullman di infami? Dico, ho capito, finché non saccheggiamo il prossimo autogrill mi metto a dormire. Di cui? Mi metto a dormire, a un certo punto mi sento di dire, ragazzi, svegliate che siamo arrivati al santuario della Madonna di Loreto. Santuario di che? Mi arco! Ma fancina, era il pullman dei pellegrini alla Madonna di Loreto. Di cui? Sono andato dall'autista, ho preso per il collo, gli ho detto, ho fame! Che mi ha portato al santuario di Loreto? Io volevo andare a Lazio, che me frega del Loreto che sta in promozione? Ho preso, gli ho dato alla capoccia. Ecco, forse. Gli hai dato alla capoccia. Alla capoccia, che poi poraccio manco era tifoso del Loreto. Anzi, manco era tifoso del carcio, era maestro del judo. Per quello me ci ha preso lui, mi ha fatto ripetere 100 volte, non si deve parlare all'autista, non si deve parlare all'autista, non si deve parlare all'autista. Poi mi ha portato sotto il santuario, tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. Che sotto quel santuario mi deve proprio aver gonfiato de botte, perché io quel giorno a Lazio non l'ho vista. Ma la Madonna sì. Tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. Sì, ma qui cosa mettiamo sul verbale? C'è chi nasce nel presente, c'è chi nasce nel futuro. Mi dichiaro bianco-azzurro. Lazio! Lazio! Portatelo via! Lazio! Portatelo via! La vita dedicata al carcere e alla violenza. Perché se c'è da far cazzotti, io sono sempre il primo. E botte se danno e se prendono, io le prendo. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Quando è che sei stato per l'ultima volta nel Veneto? Veneto de che? Sei mai stato in Friuli? Ma che è il Friuli? E in Trentino Alto Adige? È Trentino Alto Adige c'è stato quando la Lazio è stata a ritiro. Di cui ho preso il ciao, ci ho fatto un milione di miscela, sono arrivato in Trentino. E Trentino mi piaceva. Affancina, con tutte queste montagne, sti laghetti, i prati però... Senza i siringhe, senza i gudettoni, senza i pezzi d'eccesso, con che giocano i ragazzini? Di cui io ci sono andato per chiedere l'autografo di Beppe Signori. Sono entrato dentro il ritiro da Lazio, ci stavano i giocatori, Ermancio, Signori. Io in mezzo a sti giocatori a ste montagne non ho resistito. Forza Lazio! 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 Tenetevi a na! Me giro! Era uno grosso che mi dice servizio d'ordine Lazio. Dico bene, come si fa a entrare nel servizio d'ordine? Dice, faccio prima spiegate come si fa a uscire da quel cancello. Vaffanculo. A quel punto la coscienza mia mi ha detto solo 5 parole. Cristiano, vai a fare un bagno nel fiume Adige. Ho preso il ciao, a costo mi butto da una roccia, ho dato una craniata. Mo dico una cosa, e non lo chiamate fiume alto Adige se l'acqua è bassa 30 centimetri? Tanto male mi sono fatto, tanto dolore mi sono causato. C'è qualcuno che può confermare? Mi cucino, è il clavicola. Fate entrare il clavicola. A clavicola. Ciao. Sei Bernardo Pace, detto il clavicola? Sì. Hai sentito la dichiarazione di tuo cugino? Sì. Puoi confermare? No. Portateli via tutti e due. Ma come, non la clavicola? Anfa, merda, Lazio! Lazio, 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 Lazio! E basta! Lazio! Cosa fai ancora qui? A commissario. Sono venuto a testimoniare, di cui sono venuto a fare i nomi dei 4 che hanno dato fuoco alla caserma dei pompieri delle Capannelle. A commissario, sono stati Massimo Rossetti, detto Erbestia,
perché quando lavorava allo zoo tutti si confondevano. Poi è stato Francesco Izzo, detto Erfogna, perché quando apre bocca è una vergogna. Poi è stato pure Andrea Romanetti, detto Ertugano, perché c'ha il naso che gli arriva al culo. Ma non erano quattro? Il quarto ero io. Mi sono tenuto per ultimo per non sembrare presuntuoso. Di cui mi ricordo perfettamente che siamo arrivati puntuali alle 8, 8:30, 9 a tanica di benzina con mi sai chi è che ha portata? Cristiano Pace del Tervertebra. I fiammiferi antivento, chi cacchia ha comprati e con mi sa? Ari Cristiano Pace del Tervertebra. E chi si è tolto lo sfizio da appicciare fuoco? Quo stronzo del bestia. È per questo che sono venuto a denunciarli. Primo, perché volesse io appicciare fuoco. Secondo, perché sono infame. Sei pronto a ripetere tutto davanti al giudice? Ah, commissà, io ripeto tutto. Io testimonio di cui che però mi avete detto che non lo dite che sono stato io a denunciarli, perché il bestia è uno che spezza i bracci, spezza agli infami. Di cui che non se deve sapere, perché io ci credo, io amo le istituzioni, ho ripetuto pure all'appuntato di cui che ma quanto ne sei bruciato. A bestia, vieni che parlavo. A bestia, io non ho detto niente, a bestia non ho fatto ecco, nulla. Bravo, portatelo via. Aia, a bestia, tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. Lazio è un extracomunitario privo di documenti di identificazione. No, a me non mi interessano queste domande, perché tanto sono il nipote di Meneghetti, o popo din 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 sono raccomandato, sì. Io faccio finta di non aver sentito. O vedi di cagarmi quando parlo. Portatelo via. Cristiano Pace. Intervertebra. Ma che cosa ci fai qua? Sta a fare domanda per entrare in polizia. Perché? È perché siccome che passa tutto il tempo qua in questura, dico ma me faccio da stipendi. Ma proviamo con la prima domanda. Come ti comporti al cospetto di un extracomunitario privo di documenti di identificazione? Aiutino. Diciamo che è un furbo. Il furbo rimango nell'esercizio delle mie funzioni, mantengo la karma e gli è meno. Esatto. Seconda domanda, se devi fare la scorta come ti comporti? La scorta, un aiutino. Hai mai fatto la scorta a qualcuno? La scorta proprio no, però ho seguito una volta dentro la metropolitana che stava a molestare una vecchietta. Cosa? No, niente, stavo dentro la metro, a un certo punto, paffancina vedo passare Beppe Signori. Allora mollo la vecchietta perché la coscienza mia mi dice solo due parole. Cristiano, fatti fa l'autografo. Dico, mi lancia all'inseguimento, ha fermata dopo è scomparso. Di cui, poi è entrato dentro un corridoio che ci stavano due porte. Su una ci stava scritto signori. Di quando è entrato nel suo ufficio. Di cui, busso, entro. Affancina un ufficio bello, profumato, un odore dell'isoformio, tutto disinfettato. Lo vedo de spalle che stava al muro, gli esalta il collo, gli dico Beppe Signori, fammi un autografo! Se gira, non era Beppe Signori, era Marcone della Magliana che stava affisciato. Se girato, tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. Di cui con una mano mi massacrava, con quell'altra pure. Di cui poi mi ha sfogliato, mi ha messo proprio tutto il ginocchio dentro la bocca. Ma no, il suo, il mio, mi ha piegato in due come una sdraio. Tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato. Va bene, farai una missione di prova. Dovrai scortare un importante personaggio sportivo, Zeman. Chi? L'allenatore della Roma. Ah, oh, ma che sta a cazzare? Ma che fa l'allenatore che forza Lazio? Lazio! Portatelo via! Lazio! Portatelo via! Lazio! 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 E basta! Cristiano Pace! Intervertebra! L'8 marzo 1997 tu ti trovavi in Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione delle donne. Sì, ma quella è acqua passata! Se è acqua passata o no, lo decido io.
Ci stavo, è vero. Ero io l'8 marzo alla manifestazione delle donne a Piazza del Popolo. Era tutto giallo di mimosa, come sta? Pieno di pischelle. Sì, ma tu perché ci sei andato? Io ci sono stato per motivi di statistiche, mi sono detto ci stanno tante donne, se gliela chiedo a tutte ce ne starà una che mi ammolla, no? Di cui, mi metto dentro la piazza, tutte ste pischelle, io sono entrato, spignevo, toccavo, ritoccavo, però mi sono filato i guanti per non lasciarli in fronte. Di cui, a un certo punto... Ma fascina, mi trovo sotto la scaletta del palco delle autorità. E lì la coscienza mia mi dice solo tre parole. Cristiano, fagli vedere. Salgo sul palco delle autorità. Mi muovo con autorità. Vedo un microfono libero. Ce vado, prendo respiro, dico... Azzo! Vi piacciono le mimose? Allora beccatele sta mimosa! Ma sfaccina, che è sta roba? Censura interna. Eppure loro mi hanno censurato, mi hanno menato con le mimose. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Sì, ma le mimose non fanno male. Le mimose no, ma i fazzi de coccio, sì? Forza Lazio, mortali vostri, Lazio! Portatelo Lazio. Via. Lazio! Cannalazio, se via. Butta all'attacco. Dov'è quello nuovo? Allievo clavicola. Lazio. Allievo clavicola. Oh, come va il corso? Sì. A che squadra sei stato assegnato? Sì. Dagli una mazzata e portalo via. Restate lì. Non ha fatto niente! Lazio! Lazio! 5 secondi per noi. Lazio! 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 Cristiano Pace. Mettere vertebra. Ieri nella giornata di Natale sono stati compiuti svariati misfatti. Tu hai un alibi? Io ce l'ho l'alibi. Io al pranzo di Natale stavo a casa della fischella mia Jennifer. Di cui che loro stanno sotto il ponte di Ponte Milvio, sono caduti in disgrazia. E il papà di Jennifer prima faceva il chirurgo al Policlinico Gemelli, era una persona importante. Poi un giorno durante l'operazione che si è scordato dentro la pancia del paziente, eh? A sciarpa da Lazio. Di cui e mo stanno sotto al ponte. Portarli loro. Io gli ho portato i regalini. Gli ho portato un busto di Chinaglia da Lazio, poi gli ho portato... un poster di Sor Paola da Lazio e pure un torrone biancazzurro. Da Lazio. No, scaduto da 3 anni. Però è servito che ho tirato ai sorci, almeno ci stavano lontani mentre stavamo a mangiare. A Lazio. Di cui pure loro hanno ricambiato, mi hanno regalato sto pezzo di cesso. È bello. Questo si può dire allo stadio, ci faccio una figura. Di cui io invece mi sono presentato mica a mani vuote. Gli ho dato 2 bottiglie, 2 Molotov. E loro hanno gradito perché la famiglia di Jennifer c'è star nonno, che si chiama Primo Jennifer, quello che ha inventato la violenza negli stadi. È stato lui che ha inventato il tafferuglio, prima ancora che inventavano le partite di calcio. Di cui che il pranzo procedeva bene, passa l'acqua, passa il sale, fino al 20° del secondo piatto, tutto bene. A un certo punto dico, signor, ha gradito queste bottiglie di mosso. Faffancino, a me cito, c'è stava il nonno che stava a scuola e molo dopo mie, pa, signore. A quel punto la coscienza mia mi ha detto solo 3 parole. Cristiano, tira il pezzo di cesso. Mi è passato, ha preso il pezzo di cesso, dica vecchiaccio, a che se si è bevuto il molo dopo, che era la signora. Di cui, a quel punto la signora mi è venuta addosso, mi ha fatto una respirazione, bocca e collo, che mi ha staccato tutto. Arriva per papà, mi ha fatto un'autopsia sul sopracciglio, pure Jenny per mi ha tirato le tagliatelle con sorcio. Tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato. Però mi piaceva la faccina. A fine avevamo fatto il canto natalizio, che diceva sei un sogno biancazzurro e forza Lazio. No, basta, basta, no. Fino al 2 gennaio 1998 non ti voglio più vedere. 2 gennaio 98 non te voglio più vedere. Giovanni, non te voglio più vedere. Lazio! Lazio!